Buonasera ragazzi. Buonasera. Buonasera, buonasera, ciao Enzo, ciao a tutti. Buonasera. Vai Onofrio, vai. Che dire Enzo, quest'oggi è l'ultimo turno della prima prova del campionato Team Climafact Live, scarrellata di 700 minicar questa sera con Valentina Guglielmino, Fiat 500 minicar, Alessandro Colletti, Fiat 500, Fabiano Roccauzzo, Francesco Medina, Domenico Tropeano e Francesco Perri, anch'essi su Fiat 500. Passiamo al gruppo A 1004 con Vincenzo Territo, Stefano Bianca, 306 Rally, Mattia Fontana. Sì, poi abbiamo Salvatore Scilè con la 2170, Rocco Manariti in 205, sempre 1004 gruppo A, Peppe Lupo con la livrea di se non erro Barbaccio, mi pare che era, non ricordo, boh, comunque ragazzi scusate il mio piccolo problema. Poi abbiamo sì, sì. Gio Puntorieri con il gruppo A 1006, S16, Vincenzo Taibbi con gruppo A 1006 e Pietro Vizzere con le 1150, la 112. Siamo alla diretta, partito il primo concorrente. Allora, partito Alessandro Colletti. Vediamo, questa sera mi sembrano abbastanza agguerriti i ragazzi della 700 minicar. Abbiamo visto già qualche, Gianni correggimi se sbaglio, qualche piccola conferma nel turno inusuale del domenica pomeriggio, perché ricordiamo che per quest'anno, visto l'alto numero di concorrenti, di partecipanti al campionato, abbiamo optato anche per un turno pomeridiano, così un infraturno per la domenica pomeriggio. Sì, esattamente, abbiamo dovuto aggiungere giustamente un turno in più in modo da cercare di non creare troppo il server a palla, va. Sì, ricordiamo che i server purtroppo molto pieni non fanno bene ai PC degli utenti iscritti a questo campionato, quindi abbiamo cercato di scremare un attimo il tutto. Ok, intanto vediamo Alessandro Colletti, ha affrontato le prime curve del tracciato senza particolari problemi, arriva al tornantino. Vediamo, caratteristiche di queste macchine, devono essere bravi, sebbene la potenza sia limitata, comunque i piloti devono essere bravi a saper gestire insomma queste vetture che richiedono tanta percorrenza e fluidità per evitare di inchiodarsi a perdere del tempo prezioso. Ricordiamo che comunque stasera abbiamo anche l'unica donna nel gruppo che partecipa, diciamo. Valentina Guglielmino. Ci passeremo dopo, appena parte, ancora non è partita. Intanto siamo su Fabiano Roccuzzo, ragazzi. Vediamo livrea particolare per Fabiano Roccuzzo con la sua 500. Una livrea splash, una livrea splash. Intanto salutiamo tutti gli amici che stanno in chat, che ci stanno seguendo. Vi ricordo che se volete maggiori informazioni riguardo a questo campionato, vi invito ad andare nella pagina Facebook degli amici di Team Chrono Factor Live, lasciare un bel like e cliccare sul tasto seguimi, così riceverete
tutte le notifiche. Vi invito a condividere questa live sui social, io l'ho appena fatto, quindi occhio ragazzi e diamoci dentro. Allora, ricordiamo tempo di riferimento per le 700 di 3 minuti e 20, siglato nel turno pomeridiano di domenica da Marco Liberto, che in questo momento è la testa di serie della classe. Intanto Colletti si sta apprestando a completare la sua prima manche. Andiamo sui tempi, gli vado a dare un'occhiata io, vediamo che tempo riuscirà a realizzare. Intanto nella zona del ponte è arrivato Alessandro, piccola sbavatura, appoggia sul guardrail, è arrivato un po' lungo. Questo sicuramente si ripercuoterà nel tempo finale. 31.277 Alessandro Colletti, Rispetto al best fatto segnare da Matteo un po' alto, però sicuramente il tempo è figlio dell'errore, insomma, nell'ultima parte. Ricordiamo che l'ultima parte di questo circuito è sostanzialmente la parte in cui si fa la maggior parte del tempo che viene fuori poi alla fine della prova. Intanto siamo su Roccuzzo. Aspetta che lo becco. Fabiano è arrivato? Sta arrivando. Eccolo qua, ce l'abbiamo qua. Alla partita intanto anche Francesco Menina con l'altra Fiat 500 minicar. 3.24.027 per Roccuzzo. È un buon tempo, insomma, diciamo che quest'anno questa classe vede tanti partenti e tutti col coltello fra i denti. Adesso io direi di seguire Domenico Troviano, che quasi lo andiamo a cercare subito, Gianni. Eccolo qua. Siamo su Troveano adesso, con questa fantastica livrea che ricorda molto il casco e la macchina di Ayrton Senna, spettacolare. Eh sì, credo che si sia proprio, come non mi viene la parola, istanti, comunque. Si è leggermente ispirato. Ispirato, esatto, a lui. Sì, sì, la grafica generale richiama il casco del pilota brasiliano, mentre il cofano si rifà alla McLaren. Passa in testa Domenico Troviano con 3.23.139. Siamo su Melina, ragazzi, alla Madonnina. Vediamo un po'. Non era Melina. Lievemente lungo Melina nel tornante prima della barriera di gomma. Intanto l'Evrea di Mercuri. Intanto mi sa che è partita la Ladies, la Valentina Guglielmino. L'andiamo a seguire? Oh, no, seguiamo un attimo fino alla fine e poi okay, passiamo. Ok, perfetto. Vediamo se riesce a Melina. Un po' sottotono sembra la prestazione di Melina. Vediamo un po'. Sta quasi per arrivare alla zona del ponte. Vediamo, è qua quasi il diritto d'arrivo, ultima curva per lui. È altissimo, ma ha avuto qualche problema. 3.46.424, 23 secondi da qui. Intanto siamo su Perry, ragazzi, che lagga parecchio, quindi direi di andare su Valentina. Su Valentina, vediamo se la becco. Eccola qua. Allora, Valentina, pilota molto versatile, è passata al gruppo E1 2000 per arrivare alle CN.
e poi quest'anno la vediamo impegnata insomma in categoria 700 minicar. Diciamo che le ha girate tutte, ricordiamo veterana del gruppo. Sì, già dai tempi di R-Factor. Non sta venendo su malino, sta venendo su forte. Un bel piede avanti. C'ha pure la livrea fatta giusta. Sì, la livrea non si è fatta. Domenico Tropeano. Sì, la grafica è di Domenico Tropeano. Si trova in quella che a mio avviso è una delle parti più delicate di tutto il percorso. Sì, il tempo non si fa tutto qui, ma se si riesce ad azzeccare la traiettoria giusta senza fare svalature, facendo scorrere la macchina alla perfezione, si possono limare quei decimi che alla fine ti consentono di fare una prestazione di rilievo praticamente. Sì, diciamo praticamente poco fa che il tempo si costruisce non tutto per intero, però quasi per intero qua in questa zona qui. Transita sulla zona del pulpente in questo momento, si mette nell'ultimo tornantone verso sinistra per tagliare il traguardo in 3:42.671. Quindi una volta seguito Valentina, credo che abbiamo terminato con le 700 minicar. Dovrebbe esserci in giro Vincenzo Terrido su una Peugeot 205 Rally. Eccolo qua, ce l'abbiamo. Altro veterano del gruppo, Vincenzo. Lui fedele alla... Fedelissimo, no? Del team Chrono Factor Live, ma soprattutto della casa del leone, sempre corso con Peugeot, se non erro, nel gruppo. Sì, anche nella generale. Intanto non appena arriva su, ragazzi, passeremo su Salvatore Scirè, che sta venendo su una Fiat 170. Credo che sia l'unico a correre con la Fiat, se non mi sbaglio, in classe 1004 gruppo A, Gianni, se non mi sbaglio. Sì, esattamente, se non hai detto giusto. Occhio che ha toccato all'esterno, Polardino in uscita. Questa curva in fase di accelerazione spinge un po' troppo fuori. Mattina abbastanza la macchina, quindi uno dei punti più critici del percorso, questo destra in discesa. Diciamo che è un pochino, sta salendo abbastanza allegro. Errore, ragazzi. Dai, passiamo a Salvatore Scirè, vediamo che sta combinando con sta Fiat 1. Sei lavorato da subito di questa Fiat 1, Salvatore. Io mi soffermerei un attimo sul sound di questa vettura, che è veramente strepitoso. Intanto grafica, ragazzi, da panico per questa Fiat 1 di Scirè. Intanto Occio che sta venendo su, pure Stefano Bianca, appena taglia il traguardo Scirè passiamo su Stefano Bianca, che è un altro dei protagonisti di questo campionato. Da tenere particolarmente d'occhio Stefano, che già ha fatto vedere nel campionato passato con la classe 600, grande battaglia portata avanti contro il veterano Matteo Gilibert. Se le sono suonate di santa ragione per l'intera durata del campionato. Piccolo errore per Scirè qui nell'ultimo tratto, comunque passa indenne. Siamo su Stefano Bianca, ragazzi. Il tempo di Scirè. Intanto io vedo che il tempo di Scirè, eccolo qua, 3:14.515. Non male come tempo quello di Salvatore Scirè. Aspettiamo adesso che abbiamo su Stefano Bianca adesso.
che è quasi in dirittura di arrivo. Abbastanza aggressivo. Nelle prove libere ha fatto segnare un tempone, Stefano, ha fatto 3.07 se non erro. Vediamo se lo confermerà in gara, sta facendo delle linee abbondanti, comunque abbastanza veloci. Riesce a segnare 3.09.8.46. Ottimo, ottimo. Intanto siamo su Mattia Fontana. Vediamo appresso chi ci becchiamo. Eccolo qua che si trova al parco della Madonnina. Mattia, Stefano fanno tutto una crew, per usare un termine moderno. Ragazzi, il tempo di Stefano che non l'ho sentito. 3.09.8. Andiamo a affrontare Mattia la barriera di gomme. Sta salendo abbastanza allegro anche lui, secondo me qua se la battono a decimi. Vediamo, ci sono, ricordiamo a tutti che ci sono 3 gare a disposizione per questa batteria, gara 1, gara 2, gara 3, si prenderanno i 2 migliori tempi che i piloti riusciranno a fare in queste 3 gare. Sì. Intanto appena vai Gianni. Ricordiamo che devono avere obbligatoriamente 2 tempi, altrimenti sono fuori della classifica. Certo, non prendo. Vedo Rockman Manariti fermo ai pit. Niente, Mattia, 4 secondi e 2 da Stefano. Ha fatto 3.09. Siamo su Gio Puntorieri intanto. Credo che sia registrato il ritiro di Rock. Peccato per Rock. Non vediamo nel server, credo sia stato forse dato fuori Giuseppe Lupo con la 205 Rally. Sì, ha avuto problemi con il modem, mi ha scritto su WhatsApp, comunque non lo so come si è messo d'accordo con il direttore gara, credo che saranno allora, questo punto da seguire. Siamo su Gio Puntorieri e dopo andremo su Vincenzo da Ebbioccio, perché questi due sono in classe con me, bisogna fare molta attenzione a questi due perché potrebbero scavalcarmi in classifica. In questo momento dovrei essere terzo in classifica con le 2 gare di ieri, quindi vediamo. Oltre al veterano Taibbi, anche Gio quest'anno ha mostrato, insomma, nelle prove libere di essere migliorato molto rispetto ai campionati passati. Infatti sta venendo su bene. No, fa urlare il motore della sua piccola S16 in maniera forsennata e taglia con 3.03.46. Passiamo su Taibbi. Siamo già su Taibbi, quindi siamo quasi per arrivare al tornante delle botole, quindi tratto finale del percorso. Eccolo qua Taibbi con la sua livrea della sua ex vettura reale, quindi riprodotta quasi il simulatore per rivivere i ricordi. Salita abbastanza aggressiva di Vincenzo, vediamo, va in bloccaggio prima della barriera di gomma. Molto pulito anche in questa curva. Vediamo quello che combina dai. Al momento sembra stia andando abbastanza pulito. Affronta in maniera molto veloce la frequenza di curva finale. E penso che le abbia beccate come si deve. In uscita di terza marcia. 3.03.600, passa in testa al momento. Mamma mia, siamo tutti lì. Intanto siamo passati su Pietro Vizzari che dovrebbe chiudere quella che è. E questa gara 1 della terza batteria, vediamo come si comporta il Vizzari, dai. Sì.
urla il centro loro, Vincenzo, urla. Spettacolare. Livrea ovviamente è dedicata pure per Pietro, che vi ricordo che è uno dei membri dello staff del tornante.it. Andate su Facebook e su YouTube per seguire anche loro, mi raccomando. Intanto sta arrivando al traguardo, ragazzi. Vediamo cosa combina Pietro. La macchina non sembra di avere graffi, quasi 2,59, 127 per Pietro. Sì, magari se gli dice Onofrio, così io vado ad informarmi, perché non so se deve effettuare la salita al lupo oppure no ancora. User left your channel. Elenchiamo la classifica assoluta di gara 1 con Pietro Vizzari che vede la vetta della classifica con 2,59,1. A seguire Vincenzo Taibbi 3,036, Gio Puntorieri su 106S16 3,038, Stefano Bianca gruppo A1004 3,098, segue Mattia Fontana con 3,14,0. Salvatore Scirea, ragazzi, scusatemi l'intrusione, ci possiamo gustare questa salita di Giuseppe Lupo, che è riuscito ad entrare finalmente a risolvere i problemi, quindi si sta avvicinando alla partenza. Ok, si sta allineando. Passiamo su Giuseppe, ragazzi, cioè ci becchiamo tutta la salita in toto di Peppe Lupo. Le telecamere tutte per lui. Sì, dai, ci bussiamo tutta la salita in toto. Intanto c'ha la livrea della Peugeot 205, della ex della macchina che era di Andrea Russo, guidata da Lughino, adesso è passata nelle mani di Domenico Butano. Qui è in una versione, mi pare, 1004 gruppo A, Gianni, se non mi sbaglio, giusto? Sì, esattamente. Vediamo. Prossimamente ritroveremo in E1 1004. Spettacolare. O 1006, dipende. Vediamo gli aggiornamenti. Facciamole tutte e due, dai, già che ci siamo. Partito, vediamo Giuseppe Lupo come affronta questa. Siamo al Pentagono. Intanto S che ci mette nel rettilineo più lungo di tutta questa manifestazione, nella quale si raggiungono velocità, ragazzi, esorbitanti. Qui si arriva a pizzicare il limitatore e ci si va ad impegnare in una staccata molto impegnativa, perché le ruote della vettura non sono dritte. Poi ci si mette in questa S che si affronta in terzo o addirittura in quarta marcia, ed è spettacolare, ragazzi, questo percorso. Sì. Poi ricordiamo che, come nella realtà, giustamente tanti sul simulatore utilizzano le termocoperte, noi non li utilizziamo, non c'è nessun aiuto, quindi tutto a botta. Peccato. Stavo dicendo, tutto quello che si fa lo fa chi è che si può, quindi nessuno è lì. Sì, partiamo a gomme fredde, cerchiamo di dare giusto una scaldatina in partenza a quelle anteriori, però comunque nelle prime curve bisogna fare parecchia attenzione, perché le gomme si entrano subito in temperatura. Comunque per le prime due o tre curve c'è un attimo di panico e bisogna fare molta attenzione, ragazzi, perché l'errore è comunque dietro l'angolo. Peccato per quell'errore, Giuseppe, sembra che stia venendo su abbastanza forte. Sì, peccato perché quando vai a fare un errore in gara 1
vai a compromettere quelle che sono le altre due gare, perché nel momento in cui già c'hai una manche di gara compromessa devi fare attenzione nelle altre due, perché non devi fare errori, capito? È un po' quello che è successo ieri sera a me, che gara 1 l'ho toppata con un brutto incidente, nelle altre salivo un po' con problemi per il detto buco. Peccato per Peppe perché ha compromesso gara 1. Si è ritirato. Intanto partiamo alle immagini di ieri. Ok, concludiamo con la classifica assoluta è stata refreshata per riavviare il server. Quindi allora si aspettano direttive da parte della direzione gara per l'inizio delle fasi di incolonnamento, ancora tutti fermi. Ricordiamo che partiranno sempre qui per prima le 700 minicarri. Sì, diciamo che abbiamo ogni classe intorno ai 12-13 partecipanti. Alessandro Cornetti, sì. Prima di lui a prendere il via, quindi. Sì, però non subito, ma lo organizzeremo, è il programma anche questo. Allora, bisogna avere, intanto tengo a precisare che ci vuole un PC fisso, non portatili, perché è successo che molti si sono iscritti, si sono eccetera eccetera, e poi hanno dovuto abbandonare perché vai a scoprire che avevano un portatile e non gli regge il tutto. Esattamente, hai detto una cosa proprio sacrosanta, perché molti, che succede? Molti fanno paragoni con altri tipi di giochi o con il gioco originale di Assetto Corsa, che è tutto procede a bene. Mentre le cronoscalate, essendo mod create apposte e con risoluzione maggiore, si rendono molto più pesanti, quindi poi arrivi il giorno della gara che ci sono tutti all'interno e non riesci a girarci. Perfetto, quindi, Gianni, intanto è partito Alessandro Colletti. Per le altre informazioni magari le diamo tra gara 2 e gara 3, quindi rimanete sintonizzati in questa live se volete partecipare e giocare insieme a noi a questo fantastico gioco. Intanto è partito Colletti, Onofrio, seguiamolo insieme. Scusate, voglio precisare una cosa, se hanno la pazienza di aspettare, magari, visto che sono riuscito a beccarmi stasera, aspettano magari a fine diretta e approfondiamo di più il discorso. Ne parleremo dopo, Gianni, perfetto, grazie, ti ringraziamo. Grazie. Ci siamo, vai. La prima parte del circuito Alessandro Colletti, come un po'
la prima salita, sta conducendo ed interpretando il circuito al migliore dei modi, anche se sembra un po' più sottotono rispetto al Dara 1. Probabilmente starà cercando in qualche modo di contenere per poi dare il massimo in gara 3. Vediamo un po' cosa riuscirà a tirare fuori dal cilindro in questa salita Alessandro. Ricordiamo, già veterano di classe Alessandro, perché lo scorso campionato corso con la 700 minicar. Allora scusate che siamo a 81 spettatori, ragazzi, se arriviamo promessa a 150 spettatori, tutti quelli che siete qua vi preparo un evento per voi. Grande Gianni, grande Gianni, occhio ragazzi, quindi vi invitiamo a condividere questa live sui vostri social in modo da riuscire a far entrare in diretta quante più persone possibili, così magari dopo, magari l'amico Gianni ci prepara un evento anche per i non iscritti al campionato, dai. Esattamente, evento per tutti i presenti e per tutti quelli che compiono. Ok, intanto siamo su Alessandro ragazzi, che sta per arrivare nella parte finale del percorso. Intanto sono già partiti, mi sa, Fabiano Roccuzzo e Domenico Tropeano, quindi appena arriva Alessandro Colletti li andremo a seguire. Quindi siamo adesso su Tropeano. Su Fabiano Roccuzzo, no, su Alessandro, su Alessandro. Su Alessandro Colletti, benissimo. Roccuzzo sta venendo su con una certa veemenza, direi. Lo vedo abbastanza spedito. Botto per Colletti, ragazzi. Botto per Colletti, andiamo su Fabiano. Nel punto più davanico del percorso, sbattuto forte lì. Eh sì, qua si veniva forte, si va in quinta marcia. 3.39.7 per Alessandro. Tempo in linea con quello della prima marcia, quindi anche la seconda marcia, il filo di quell'errore, di questo errore. Peccato per Alessandro. Uno su Fabiano. Vediamo se Alessandro sta in 39.30. Che riesce a mantenere il ritmo imposto già dalle prime gare. Ritiro ragazzi. Andiamo su Domenico Tropeano. Non abbiamo ben capito quello che è successo. Probabilmente una brutta uscita di pista. Sicuramente. Fabiano qui in casa, quindi sicuramente avrà cercato di arrivare al limite, però mi sa che l'ho superato. Sì, si vedeva che stava venendo su veramente forte. Peccato per Fabiano. Tanto godiamoci. Bene, io intanto approfitto, vado a controllare se stanno condividendo. Mi sa che stanno un po' leggermente dormendo, ragazzi. Condividete la live, ragazzi, condividete, facciamola scoppiare. Bene, questo punto per Domenico. Secondo me, ragazzi, verrà premiato chi sbaglierà di meno sto giro, come sempre. Sì, sicuramente. Che poi, comunque, tornando al discorso di ieri, non lo so nemmeno io, ho fatto una gara ieri, ma come se stavo provando già da 5 ore. Sì, e va di fortuna quando ogni tanto, diciamo. Eh sì, intanto taglia, attenzione, Domenico Tropeano, 3.21 e 900, si avvicina a Bravo Matteo. Distante, è un po' distante, almeno un secondo da Matteo, però insidia la seconda posizione assoluta di classe Domenico Tropeano. Ma adesso su? Aspetta che siamo su Francesco Melina. Francesco Melina.
botto, botto per Melena, botto per Melena. Passiamo su Perry. Nello stesso punto, nello stesso identico punto di Roccuzzo. Siamo passati su Perry, ragazzi. Siamo su Perry che lagga, lagga parecchio. Vediamo. Sì, Perry sicuramente la linea non aiuta tanto. Andiamo su Valentina che è già partita. Parecchi lag di linea per Francesco. Siamo su, siamo passati su Valentina, ragazzi. Vai, grande Valentina. Ragazzi, si sta gara 2, si sta dimostrando una gara praticamente ad eliminazione, perché tanti errori, tanti errori. Quindi, come avevo detto prima, ragazzi, qui vincerà chi sbaglia di meno, chi commette meno errori. Intanto che stiamo seguendo Valentina, vi comunico che il numero 6, Rocco Manariti, è riuscito a partire per gara 2. Dicevi bene poco fa, Enzo, che questa sarà una mancia che si aggiudicherà chi sbaglia di meno, un po' in controtendenza con le gare precedenti, perché nella stragrande maggioranza dei casi gli errori più evidenti si sono sempre visti alla terza mancia, quando un po' si è sicuri di avere il risultato dentro, e allora poi si tenta il colpaccio per il tempone fatto uscire fuori in terza manche. Purtroppo, ragazzi, non è semplice, sembra semplice ma non è semplice. Considera che mediamente si alzano dall'uno ai 3 secondi tra le prove e la gara, quindi la pressione si fa parecchio sentire. Sì. Intanto Valentina affronta uno dei punti più ostici del percorso senza particolari difficoltà. Bene anche. Intanto apriamo anche il podio di Alessandro, scusami, 3:39, 7:30, 3:51 e 900 per Melina. Aspettiamo il tempo di Valentina. Eccola qua, Tani, si sta 3:41 e 0:46. Riesce a infilarsi nel mezzo di questi ragazzacci. Ottimo, intanto ragazzi siamo su Rocco, poi c'ho 205 con una livrea spettacolare. Sempre di Domenico Zoccolano. Intanto va di leva Rocco in questo tornante. Sì, girato di freno a mano. Rocco comunque ha fatto un grande salto di qualità, confronto al campionato scorso. Ha provato, sì, parecchio. Rispetto ai campionati precedenti, poi in questo periodo così un po' particolare, molta esperienza in pista, ci sta dando giù di brutto Rocco nell'allenamento, sta prendendo sempre più confidenza e i risultati direi che sono davanti agli occhi di tutti. Esattamente. Allora, arrivato Rocco, passiamo su 3:15 e 300 per Rocco. 3:15, ottimo. Passiamo su Giuseppe Lupo che è nella zona dell'arrivo anche lui. Sì, eccolo qua. Speriamo di non farlo questa volta. Sta salendo abbastanza forte comunque. Siamo quasi nella parte finale. Eccolo qua, si è allargato, sta salendo in sicurezza, vediamo che tempo riesce a fare. Qui è uscito all'anno 10.200, gran tempo per l'ultimo tempo. Già si vedeva che insomma l'andatura era abbastanza sostenuta, questa volta senza errori. Tanto siamo su Vincenzo Del Rito, ragazzi. Peccato, perché credo che la prima salita avrebbe fatto anche meglio. Sì, penso di sì, perché stava guidando veramente bene. Ragazzi, mi sto sentendo un secondo. Vai tranquillo. Ok, Vincenzo Del Rito. Stavolta la livrea non è di Tropeano, quella di Vincenzo Del Rito. Chi l'ha fatta? Una livrea che mi ha accompagnato per diverse esperienze.
Ah, quindi la una tua livrea. Questa è una mia creatura. Ok, grande, grande. Come tra l'altro la replica del Guzza. Insomma, ancora deve essere perfezionata quella lì. Passiamo sulla 1 di Salvatore Scire, che nella parte finale del percorso, ragazzi, sentite che sound. Vai, audio a manetta per Salvatore. Intanto è sul percorso Stefano Bianca, appena arriva nella parte finale del percorso lo andremo a seguire. Tanto peccato, macchina visibilmente danneggiata sull'anteriore per Salvatore Scire, probabilmente qualche toccata. Capita. E intanto abbiamo anche quando ci abbiamo il Vizzer in chat che si chiede cosa si deve fare per giocare. Si deve accelerare. Bravo, bravo. 13 8 per Salvatore Scire. Si piazza al momento in terza posizione. Siamo su Stefano Bianca, seguiamo il gruppo A 1004 con particolare attenzione, ragazzi. Vediamo cosa sarà in grado di fare in questa seconda manche di gara Stefano. Già ci ha deliziato con un tempone alla prima manche. Vediamo se riesce a fare. Vai un occhio, vai. Vediamo come affronta Stefano la sequenza di curve finali. Bene, la prima. Male la seconda. Allora, questa è un po' scomposta, tornante sinistro, taglia Stefano in 0,1 e 300 per Stefano. Abbassa di quasi un secondo la prestazione precedente. Siamo su Mattia Fontana, ragazzi, che ha un assetto pazzesco sulla sua Peugeot 106, bassissima davanti e molto alta di dietro. Sì, un assettino un po' strano comunque. Vediamo come affronta il bivio, abbastanza bene direi. Assetto di derivazione Formula 1, cerca di dare un po' più di direzionalità all'anteriore con... Intanto già partito il gruppo A 1006 con Joe Puntorieri che è dentro il percorso. Rimaniamo ovviamente su Mattia Fontana fin quando non taglia il traguardo e poi passeremo al gruppo A 1006. Ok, ultime curve per Mattia. Vediamo cosa ha, è arrivato un po' lungo questa penultima curva. Occhio al tempo, eh? Eccolo, dagli in questi istanti con 3:11:163. Si piazza al terzo posto. Tanto passiamo senza perdere ulteriore tempo su Gio Puntorieri. Ci siamo, primo ci siamo. Dei due di turno impegnato in classe gruppo A 1006 con la Peugeot 106 S16. Intanto un saluto a Luigi Barbaro che ci scrive dal Perù. Ciao Luigi, benvenuto. Luigi Barbaro, se non erro, ha fatto un campionato con noi, Gianni Luigi Barbaro, no? Luigi Barbaro. E quindi ci accogliamo ai saluti di Enzo. Sì, diciamo Luigi Barbaro è un paesano mio di Reggio Calabria, quindi sì, ha fatto un campionato con noi con il reparto. Bene, seguiamo Gio, vediamo tanto alla vado a vedere se ha preso in via anche Taibbi. Bene, la forse un po' largo. Ok, magari se volete seguire Taibbi io vi aggiorno sul tempo di Gio. Sì, andiamo su Vincenzo, eccolo qua Vincenzo. Tanto
ci sta dando il gas Vincenzo, eh? Eh sì, Vincenzo, sì, Vincenzo un gran manico, molto competitivo. Si fa una competizione con i suoi avversari con una aggressività. Speriamo non aggredisca troppo, perché ce l'ho in classe io, Vincenzo. Se comunque sta dedicando pochissimo. No, ma sta avvenendo su benissimo, sta avvenendo su benissimo. Intanto Gio arriva al traguardo con 303 e 675. Intanto una piccola toccata in uscita dal tornante alla Madonnina per Vincenzo Taibbi. Vediamo Taibbi, arriva qui al tornante. Nuovo affronta il bivio. Abbastanza bene. Vi ricordo che ci abbiamo dentro il Vizzeri, è già partito col 112 di classe unitaria a 1150, Vincenzo Taibbi si appresta a concludere quella che è la sua gara 2. Si trova sull'ultima parte del circuito Vincenzo, vediamo come affronta quest'ultima parte. Intanto abbiamo anche Giuca Vizzeri che ci saluta con la chat. Intanto Luigi Barbaro vi informa che purtroppo non può partecipare perché per via del fuso orario la differenza è tantissima. Passiamo su Pietro Vizzari. Pietro Vizzari mi sa che si è fermato, ragazzi, perché ai box, ragazzi. Pietro intanto Vizzari, si invertono i ruoli di gara 1 nella gruppo A 1600. Stavolta ragione su Vincenzo Taibbi, Gio Puntorieri, di soli 83 millesimi di secondo, quindi battaglia serrata, battaglia serrata. Allora 303 675 per Gio Puntorieri e 303 758 per Vincenzo Taibbi, quindi 8 centesimi di secondo, non nulla li separa. Non abbiamo se Gianni recupera. Niente, penso al ritiro per Vizzari, posso andare ad informarmi, ma credo di sì. Quindi si deve andare giù di calcolatrice per stirare le classifiche di gruppo A 1600. Quindi un duro compito attende chi si occuperà delle classifiche. User joined your channel. Bene, ok, Pietro ha avuto un incidente, quindi adesso partiranno per la terza fascia. E poi direi, Enzo, più stanno con noi più rimangono a casa, quindi questo per ricordare un po' a tutti che questo periodo è necessario starci tutti a casuccia senza uscire, stiamo a casa, così forse vinciamo prima. Da questo momento di panico, per utilizzare un termine duro. Sì, già allineato sotto la linea di partenza, andiamo su di loro, dai. Io direi stavolta, Enzo, di andare un po' di onboard, vediamo un po'. Sì, magari ci becchiamo il primo tratto di onboard, vediamo se riesco. Andiamo a bordo di Alessandro, vediamo un po' come affronta la prima parte del tracciato, un po' dal punto di vista del pilota. Vediamo quando parte se riesco ad andare on board su di lui, vediamo.
board su Alessandro? Sì, vediamo se riesco ad andarci con sti controlli. Con questa tastiera? Sì, ci vuole scellerare. Voglio scellerare. Non comprate il tastiere Logitech. No, dai, ma io mi ci trovo bene, che c'è un attimo di panico quando devo andare a fare delle cose particolari, dai. Comunque ricordiamo che ci sono i link per la descrizione di tutto, gli hardware eccetera eccetera di quello che serve. Dai che ci siamo con gli onboard, siamo su Alessandro Colletti, non appena partirà ci beccheremo tutto il percorso dalla sua Fiat 500 in versione minicar. Aspettiamo il via per questa terza ed ultima manche che va a concludere la prima tappa del campionato CVM targato Chrono Factor Live. Intanto Matteo Giliberto mi scrive in chat: Enzo inquadra Domenico che si sta giocando il secondo posto con Paolo. Con Paolo Borsellino. E intanto siamo partiti, ragazzi, partiti. Ti dice pure i tasti. Sì, c'è un grande. Intanto problemi perché in provincia con i C dice che mi sono fallito con il gioco. Peccato perché oh, botto subito per Alessandro Occio. Alessandro la sta minando, sta la 700, la sta facendo diventare 400. Vediamo se anche questa terza manche usciranno i nostri eroi ad arrivare al traguardo, perché c'è il mito della terza mancia. Sì, siamo in terza mancia, quindi bisogna fare parecchia attenzione perché qui ci giochiamo tutto, eh? Assolutamente. C'è Domenico, mi sembra, sì, si sta posizionando in questo momento alla partenza, poi magari passeremo, se ce lo chiedono, di me. Sì, è partito andando Fabiano Roccuzzo, ragazzi, quando volete voi ci passiamo, eh. Sì, magari lo tengo sotto io a Domenico e magari lo tengo. Ok, mi vado a cercare Fabiano, tu tieni un occhio Domenico. C'è stato un tamponamento per la partenza, Pedri che mangiava e ha tamponato Roccuzzo e l'ha buttato giù Domenico proprio. Mamma mia, quindi mi sa che devono risistemare un po' di cose giusto prima di partire. Sì. Va bene, quindi rimaniamo su Roccuzzo è già partito, si trova sul rettilineo. Ho sbagliato, non è Roccuzzo, Pedri su Benigno. Andiamo su Fabiano Roccuzzo, sempre con l'onboard della sua Fiat 500. Esatto. Intanto staccatone al tornante, al primo tornante per Roccuzzo. Sta venendo su forte Roccuzzo, vediamo se riuscirà a concludere una salita pulita. E ci tiene perché è gara di casa, quindi cerca di dare il meglio di sé. Ma già si vede che il potenziale c'è, bisogna trovare la quadra per poter concludere una prova nella maniera più pulita possibile. Intanto partito Francesco Melino, ragazzi. Ok, perfetto. Niente, ti comunico che Domenico lo troviamo allineato dietro di qua, quindi partirà dietro per 1400. Ok, perfetto, quindi ulteriore attesa per il risultato di questo secondo posto delle bicilindriche. Intanto ragazzi, Roccuzzo la sta tirando alla morte, è uscita un po' larga dal tornante prima della Madonnina, affronta il tornante della Madonnina in maniera molto pulita e molto stretta al muro di cinta. Siamo proprio su di lui.
questo momento sta quasi per arrivare alla curva del buio. Ecco l'affrontare in questo momento. Si mettono una delle parti più insidiose del circuito, questa comincerà adesso questa parte in discesa. Questa terza manche mi sa che ce la facciamo tutta con gli onboard, ragazzi, perché sono spettacolari. Si vede un po', riusciamo a far capire ai spettatori quello che si vede noi quando siamo al posto di guida virtuale. Tanto veramente buona la salita di Roccuzzo, che si attinge all'ultimo sinistro, esce al limite 3.25.6 per Fabiano. Avrei detto qualcosina in meno, sinceramente, guardando la prestazione di Fabiano, ma comunque già 3.25 è un tempo di tutto rispetto per me. Siamo su Melina intanto, ragazzi. Ok, tutto regolare, quindi allora vi informo che dopo la partenza di Domenico, le 1.600 gruppo giustamente si prenderanno qualche minuto di più, perché infatti loro raggiungono per strada. Ok, grazie Gianni. Siamo su Francesco Molina, vediamo un po' si trova sul collinamento in questo momento, affronta il destro in discesa in quinta marcia. Anche Francesco sta venendo più bene, staccatona occio, va il bloccaggio dell'anteriore, un attimino l'anteriore parte per la tangente, subito ripreso al nostro amico Francesco. Largo erroraccio, erroraccio, peccato. Intanto il comunico che è partito troppo da una media, io magari riaggiorno tutti i partenze. Ok, siamo su Francesco Perri intanto. Vediamo se Francesco ha risolto un po' i problemi di lag che non ci hanno permesso di poterlo inquadrare nelle salite precedenti. Sembra la cosa vada un po' meglio, mi sa di aver parlato un po' troppo. Lag a tratti, finché va lo teniamo, vai. Infatti si prepara la partenza Giuseppe Lupo anche. Ok, intanto è dentro Rocco Manariti, vediamo di passare su Rocco, andiamo on board su Rocco perché qua il lag diventa abbastanza insopportabile. Siamo con Rocco, ragazzi, cockpit di questa 205 è spettacolare, con un LCD e addirittura lo scudetto del Milan, ragazzi, per Rocco, dentro la macchina. No, calcio e motori non vanno d'accordo. Intanto ce l'ha, ragazzi, andiamo a spiare un po' tutta la livrea, rievoca un po' sì, la squadra del Milan. Ok, sarà un grande tifoso Rocco. Intanto si prepara anche Vincenzo De Pippo alla partenza. Sta venendo su bene Rocco, Sì, pulito, senza grosse sbavature, direi proprio di sì. Partito del dritto. Ok. Non usa la prima al tornante della Madonnina, la G di seconda. Questa è un'azione temeraria in quella. Si può fare, ma se sbagli un po'. Intanto si prepara Shire con la magica Fiat 1. Ok. Passiamo su Giuseppe Lupo, ragazzi, intanto che Rocco si appresta ad arrivare. Vediamo come sta avvenendo su Giuseppe Lupo. Mi pare che
sia molto 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 aggressivo in questo tratto del percorso della cronoscalata Monti Black. Eh sì, abbiamo visto Peppe dopo il ritiro di gara 1 che è venuto su con un ottimo tempo che lo colloca al secondo posto attualmente nella classifica generale del gruppo 1004. Vediamo cosa riuscirà a fare in gara 3. Io suppongo che possa poter scegliere la linea del contenimento per portare a casa il secondo tempo utile e cumulativo per la classifica finale, che ricordiamo che tra le tre manche vengono estrapolati i due migliori tempi, e quindi per classificarci bisogna che collezioniamo almeno due tempi utili su tre salite. Non può permettersi errori Peppe Lupo, non avendo totalizzato tempo in gara 1. Vediamo come va nell'ultimo tratto. 3:16:126 per Rocco Vanarino. Ok. Quindi sceglie di portarlo a casa Rocco con il... Oh, errore ragazzi, errore per Peppe Lupo negli ultimi 50 metri di percorso. Peccato, passiamo sul territo, peccato. 50 metri, no, sulla linea del traguardo. Sulla ragazzi. Linea del traguardo, peccato, peccato per Peppe. Dentro in campo anche Stefano Bianca e si prepara Mattia a puntare. Quindi il ritiro per Peppe Lupo che non si classifica ai fini cronometrici per questa prima tappa, veramente un gran peccato perché poteva replicare se non migliorare addirittura con l'andatura che aveva sostenuto finora alla prestazione di gara 2. L'ha buttata purtroppo all'ultima curva, peccato. Intanto ragazzi tenetevi forte perché stiamo per salire sulla Fiat 170 di Salvatore Scirè, occhio, volume a palla ragazzi. Intanto taglio in questo istante di Vincenzo De Brito con 3:11:065. Abitacolo scarno spartano per questa bestiolina torinese. Vediamo un po' cosa riuscirà a fare Salvo con la 1.70. Che sound ragazzi, che sound! Ho avuto modo di provare la 1.70 la Fiat 500 gruppo 1.004 e devo dire che sono letteralmente innamorato del sound, ma è talmente bello che ti invoglia a correre, il ballo sempre più forte. Sì, veramente, veramente coinvolgente tra le altre cose. Che spettacolo. Sento bene alla prima delle quattro curve finali. Transita sul ponte rosso prima dell'ultimo tormentone destro, Salvo Scirè. Dovuto in uscita, la percorrenza. E chiude in... Salvo Scirè 3:11:133. Siamo su Stefano per Salvo Scirè. Siamo su Stefano Bianca, ragazzi. Intanto dentro anche il Domenico Troviano. Sound più silenzioso, più tranquillo, ma arma a doppio taglio tra le mani di Stefano, veramente forte queste piccole vetture francesi che trovano il loro habitat naturale tra queste strade di montagna. Vediamo un po' Stefano cosa riuscirà a fare in questa terza manche. Errore. Abbiamo visto anche poco fa l'errore all'ingresso di questa curva per Stefano. Altra toccatina, mi sa che se l'hai giocata sta manche. Intanto pronto Gio Puntolieri anche alla partenza. Siamo su Mattia Fontana, intanto il tempo di Stefano. 3:11:062.
per Stefano Bianca, 3:11:065 per Vincenzo Del Rito, quindi Vincenzo staccato di soli 3 millesimi, praticamente nulla. Mamma mia. Si è attaccatissimo proprio. Eh sì. Bella quest'ultima marcia, Stefano ha tentato sicuramente il colpaccio, il tempone, ma qualche errore di troppo lo ha... anche il Giacomo l'aveva già fatto in seconda marcia, l'ha fatto in 3-0-8. Intanto siamo su Mattia Fontana, stiamo per passare su Domenico Tropeano, ragazzi. Secondo me cercava il 7 delle prove libere. Vediamo, vediamo come la storia di Mattia Fontana, vediamo il tempo e dopo passiamo subito su Domenico Tropeano, ragazzi. Sì, intanto è partito in questo istante anche Gio Puttopieri. Si sono presi abbondanti 2 minuti di distacco da Domenico, giustamente. Vediamo se becco Domenico, eccolo qua, siamo su Domenico Tropeano, ragazzi. Bello anche l'interno della vettura di Domenico. Sembra di stare in un videogioco, ragazzi, È vero, ho avuto la stessa impressione pure io. Allora abbiamo intanto Mattia con 3:11:990. In un secondo si ritrovano 4 piloti. Mamma mia! Avvincente quest'ultima manche di gruppo 1 il 4. Veramente, veramente al fulmico tono. Dentro anche Vincenzo Taiffi, bellissimi lati per tutti a Quinzari. Intanto terminiamo con Domenico che sta avvenendo su in maniera prepotente, veramente, veramente forte. Adesso sono allenati tanti, sono allenati tanti. Vediamo un po'. 3:25:02. Dava l'impressione di venire su molto molto più forte rispetto a gara 2. Intanto siamo su Gio Puntorieri e Stefano Bianca ci commenta in chat: si bloccava, non ho capito che cosa, ma qualcosa si bloccava, quindi problemi per Stefano. E vabbè, alla fine come nella realtà si hanno anche nel virtuale, purtroppo. Capita. Intanto Gio Puntorieri, ragazzi, non vorrei sbagliarmi, ma sta venendo su con 20 litri di benzina, può essere? No, ah, è falsa quell'informazione. Ah, ok. Se chiunque sale ti segna, giustamente non è che ti va a vedere il setup. Moltissimi lati dietro, Gio alla ricerca della prestazione massima con la sua Peugeot, sta venendo su abbastanza forte, forse un pelino di più rispetto a 2. Vediamo se il cronometro ci dà ragione di questa interpretazione. Altino, 3:04:53. Vincenzo Taibbi fermo, ragazzi, Vincenzo Taibbi fermo. Paga circa 4 decimi, mezzo secondo scarso rispetto a gara 2. Andiamo su Pietro Vizzari, se lo becco vediamo dove sta. Ma è impossibile guardare. Siamo su Pietro, ragazzi, al momento non sta andando. Occhio che Pietro è arrivato larghissimo in questa curva, lagga parecchio, Sì, moltissimo, problemi di temperature, non lo so. Vediamo. Però chi meglio di te può mettere il 114,
urla disperate provengono dal vano motore della piccola 112, è un baccano mostruoso questo piccolo mostro, perché un piccolo mostro, ricordiamo, con punte di quasi 200-201 km/h alla fine del rettilineo giù. Probabilmente su questo circuito il passo corto la penalizza un po' nei tratti un po' più veloci e guidati. L'ho trovato un po' troppo piantata a terra sul posteriore, quando l'avrei preferito un attimino più ballerina, ma lavoreremo sul setup per renderlo un po' così. Ma veramente una bomba. Abbiamo il Puzza della chat, ci saluta, ciao Angelo. Ciao Angelo. Intanto arriva il Vizzari al traguardo, ragazzi, è arrivato il Vizzari al traguardo. E chiude nuovamente in 2:59:03. Dovrebbe giocarsi la terza barra quarta posizione. Pietro Vizzari con questi tempi, ricordiamo, vuole fare una scarrellata dei tempi magari, no? Allora chiudiamo questa, ricordiamo, termina qui quindi la prima tappa del campionato C1 Team Chrono Factor Live. Classifica assoluta di gara 3 vede in prima posizione Pietro Vizzari con 2:59:03, Gio Puntorieri a seguire con 3:04:01, Stefano Bianca 3:11:062, Vincenzo Territo 3:11:065, Salvatore Scirè 3:11:08, Mattia Fontana 3:11:998, Rocco Manariti 3:16:126, Domenico Tropeano apre la danza delle minicar con 3:25:203, Fabiano Roccuzzo 3:25:632, Francesco Perri con 3:29:523, Alessandro Colletti 3:33:08, e chiude la classifica Francesco Menina 3:46 con Valentina Guglielmino, Giuseppe Lupo e Vincenzo Taibbi ritirati purtroppo. Quindi si conclude così, ragazzi, la prima tappa del campionato. Ci vediamo tra due settimane per la Monterice. Gianni, volevi aggiungere qualcosa? Sì, allora intanto per restare aggiornati seguiteci sia Naxos, che facciamo dirette spesso, sia la pagina sia YouTube di Naxos, e poi anche il nostro gruppo Facebook e la pagina. Cliccate mi piace, mettete le cose per le notifiche, così vi arriveranno in tempo reale tutto quello che noi andremo ad organizzare. A breve credo che faremo uno special pubblico, quindi tutti potranno prendere parte, chi è che ha le cose necessarie, giustamente. Ripeto, ci vuole il PC fisso, non vi presentate con PC portatile, perché altrimenti non riuscirete a prendere. A meno che non abbiate un portatile da gaming con delle prestazioni simili ad un fisso, ovviamente. Sì, vabbè, ma sempre tale rimane comunque. Per me, io li odio i portatili, c'è poco da fare. Il portatile è per fare file di testo e via, appunto. Al mio parere, poi ognuno giustamente con i suoi soldi fa ciò che vuole. Comunque, io vi consiglio di avere un fisso. Qualsiasi cosa, nella descrizione qua del live ci sono i link necessari che vi ha messo Enzo, dove potrete andare. Mi sembra di aver capito che la cosa, i requisiti minimi, giusto Enzo?
Ok, perfetto. Ok, comunque seguiteci che a breve organizzeremo un evento, uno special pubblico, quindi vi raccomando, non aspettate l'ultimo giorno perché purtroppo per tanti svariati motivi, sia impegni familiari, sia impegni lavorativi, sia impegni organizzativi di tutta sta maratona, purtroppo non potremo darvi retta gli ultimi giorni. Quindi cercate di anticipare i tempi per tutti coloro che vogliono prendere parte a tutta questa baracca. Non aspettate l'ultimo giorno. No. Grazie a Tenzo. Ciao Enzo, ciao a tutti e a presto con la prossima live. Alla prossima.